Pace a te, anche stasera siamo insieme e ci vogliamo mettere di pari sentimento. Io ripeto sempre la stessa cosa, perché se ognuno pensa ai propri affari, se ognuno fa le sue proprie cose, non è così il modo di cercare il Signore. Quello che è importante è che noi tutti insieme dirigiamo la nostra attenzione verso il Signore per creare un rapporto personale con il Signore. Perché lo Spirito Santo vuole avere a che fare con ognuno di noi. Perché se tutti insieme ci mettiamo e verticalmente ognuno di noi lascia cadere su di sé il potere dello Spirito Santo, cercandolo con tutto il cuore, noi ci muoviamo verticalmente e lo Spirito Santo ci lega, ci unisce orizzontalmente, ci avvolge e sentiamo che il Signore ci unisce e ci parla. Perché prima che finiamo di dire la parola, già lo Spirito Santo ti porta il concetto chiaro e non solo, ma quando tu segui e io seguo insieme così uniti, prima che le parole vengano fuori, già le abbiamo dentro di noi. Se invece siamo distratti, una parola la perdiamo, un'altra non comprendiamo, alla fine siamo stati insieme ma non abbiamo assorbito quello che il Signore ci vuole dare. Perciò mettiamoci insieme di pari sentimento e cerchiamo personalmente il Signore. Quando andiamo al Signore non è come ci mettiamo fisicamente, è come ci predisponiamo col cuore, perché il Signore non ha bisogno neppure delle nostre parole. In realtà il nutrimento viene dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo non ascolta le nostre parole, ma la passione del nostro cuore, i sentimenti più profondi, il risucchio della voglia di bere di Lui. Quando noi andiamo vicino a un bicchiere di acqua, se parliamo e non beviamo, non è che ci sentiamo dissetati. Ci dissetiamo se beviamo. Se andiamo al Signore e parliamo solo, lo Spirito Santo non ci disseta. Se noi invece abbiamo sete, pensiamo solo di aprirci per mettere a livello del beverage che si riempia dentro di noi. Allora riceviamo, eh? Perché noi siamo abituati a parlare, pensiamo che convinciamo Dio con le parole. Le parole sono le espressioni esterne, ma quello che Dio guarda è il nostro cuore che risucchio tiene di voler bere. Ho sete di te, Signore. Voglio ricevere il più possibile da te. Questo che dico io con le parole, lo possiamo fare col cuore e Dio vede. Serve per noi, ma per Lui. Sai, molte volte io personalmente non prego con le parole. Prego con i sentimenti profondi e respiro, inspiro la presenza dello Spirito Santo nella mia vita, perché le parole ti prosciugano la gola, ma manco fai granché. Però quando tu lo cerchi col cuore, lo Spirito Santo unge la gola, unge la bocca e le parole escono poi con una leggerezza tale perché sono unte dallo Spirito Santo. Gloria al Signore. Abbiamo capito bene, allora andiamo al Signore tutti insieme, cantiamo un bel canto, numero? Cantiamo insieme il 722. Devi creare un rapporto tuo personale con lo Spirito Santo, che è proprio dove sei tu, dovunque ti muovi, nella macchina, nel letto, tutta la giornata puoi avere comunione con lo Spirito Santo, lo invochi su di te mentre ti muovi, mentre cammini. La cosa più importante è che tu ricevi Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. Quando sei nato di nuovo, quando sei nata di nuovo, la sua presenza è sempre dentro di te e diventa parte integrante del nostro essere. La sua presenza è sempre continua. Dio è per noi un rifugio, una forza ed un aiuto nel dolore. Perciò non temeremo. Se Lui è con noi, venite e mirate le opere dell'Eterno,
Fermatevi e dice, perché io sono Dio, io sono Dio, io sono Dio. E noi vogliamo porre tutta l'attenzione verso colui che dice io sono Dio e non c'è un altro all'infuori di me. Gli altri dei sono tutti con la D minuscola, ma molti non esistono proprio. O sono forze diaboliche, sono demoni o altre cose. Sono dei che non sono dei. Dio è l'unico Dio. Alleluia. Rifugi che si fanno, rifugi contro la guerra, rifugi atomici contro le forze atomiche, bombe atomiche e qualsiasi altra cosa, ma il rifugio del Signore li supera tutti, tutti, perché Egli diventa il nostro rifugio in qualsiasi situazione ci troviamo, la notte, il giorno, quando siamo tesi, quando non sappiamo quale strada prendere, quando non sappiamo da che parte correre, ci fermiamo, ci mettiamo nel suo rifugio. Facciamo diventare lui il nostro consigliere, facciamo diventare lui il nostro guaritore, facciamo diventare lui colui che dà le risposte al nostro cuore e li fa sorgere dentro di noi secondo la necessità che abbiamo. Egli si muove così in un modo speciale. Quando noi andiamo a Lui con tutto il cuore, Egli trova le soluzioni che noi non riusciamo e non sappiamo trovare. Ed è facile che le abbiamo tanto vicine, 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 e non li vediamo, come Agar. Agar aveva il pozzo vicino, stava morendo il figlio, la disperazione la faceva pregare il Signore, si allontanava dal figlio che non lo voleva vedere morire, perché a pensare che doveva morire di sete. E così l'angelo gli disse: guarda che c'è un pozzo qui, fallo bere. Non lo vedeva, non sappiamo se c'era già prima o Dio l'aveva fatto per quel momento, perché lì è la grandezza di Dio, però sappiamo che Dio risponde. Cantiamo un altro canto. 485. Gloria al Signore. Sì, sì. Ti vogliamo benedire, Signore. Se sei stanco di cercare invano, forse cerchi qualche risposta, qualche cosa, fermati. Avvicinati col cuore al Signore. Se sei stanco di vagar così, smetti di sognare e esci dall'ombra. Lascia tutto ai piedi di Gesù. Per lasciare le cose ai piedi di Gesù ci dobbiamo andare. Se non ci andiamo, come li lasciamo? Noi a volte pensiamo che li lasciamo mentre facciamo altre cose. No, dobbiamo andare proprio a Lui.
devi stabilire un tempo che vai e poi quando ti alzi dalla preghiera, dalla comunione con Lui e ti senti rinfrescato, ti senti rinfrescato, perché man mano senti come si scioglie il peso e senti delle risposte e ce ne sono di quelle che ti portano a sorridere. Perché, dici, da dove l'ha presa Dio sta risposta? Perché molte volte non cambia il problema che noi gli portiamo, cambia noi verso il problema e ci fa vedere che non è proprio come pensavamo noi, ci fa vedere che ci fa vedere l'altra faccia della medaglia e ci rendiamo conto che molte volte Lui sta operando in nostro favore e noi non ce ne siamo neppure accorti. Cantiamo questo bel canto ed apriamoci a Lui. Poi preghiamo il Signore, comincia ad aprire il tuo cuore verso di Lui, il mio cuore lo vogliamo aprire verso di Lui e permettiamo al Signore di operare nella nostra vita. Diamogli un'occasione, apriamoci a Lui. Gloria al Signore. Grazie Signore, sì sì. Gloria al tuo nome Signore, grazie Signore. Gloria al tuo nome. Vogliamo pregare il Signore, alzati in piedi anche tu, se non puoi, alzi la tua mano verso di Lui, chiudi i tuoi occhi, apri il tuo cuore e comincia subito, con un grande respiro, con un grande sospiro, cominci a cedere, cominci a mettere ogni cosa nelle mani del Signore e con tutto il cuore dici, Signore, io voglio provare se veramente lascio tutto nelle tue mani, cosa mi succede? Ti voglio mettere alla prova stasera, Signore. Voglio svuotare, per così dire, il sacco davanti a te.
mentre siamo nella sua presenza. Voglio svuotare il sacco nella tua presenza. Voglio restare vuoto per lasciare a te spazio di operare nella mia vita, di venire nella mia vita e di operare tu e cambiare le cose dentro di me. Alleluia. Andiamo a lui con tutto il cuore e mettilo alla prova stasera. Presentati a lui con tutto il cuore mentre siamo nella sua presenza, perché per un atto di fede, un attimo, egli può cambiare ogni cosa mentre siamo nella sua presenza. Non è che devi fare un corso di formazione di 3, 4 mesi, 10 mesi. Quando tu apri il cuore a lui, la sua presenza invade il tuo essere. Apriti a lui, alleluia, apriamoci a lui tutti quanti insieme e lo invitiamo con tutto il cuore. Signore Gesù, noi veniamo a te perché sappiamo che quando ci apriamo a te, permettiamo a te di operare nella nostra vita, è come quando apriamo le finestre la mattina ed entra il sole, il tutto cambia, cambia l'atmosfera, cambia l'aria, cambia l'oscuro che diventa luce e si respira aria nuova. Noi vogliamo aprire il nostro cuore a te e tu che sei la luce del mondo irradi la tua luce nella nostra vita e ci fai vedere come dobbiamo vedere. Sì, Signore, questa sera ti invitiamo e ti invochiamo, sì, desideriamo che la tua presenza sia in mezzo a noi e che lo Spirito Santo spanda la sua presenza in lungo e in largo e soffi su ogni cuore che si apre a te, quell'alito della vita divina che viene da te per lo Spirito Santo e cambia, Signore, la nostra vita. Permetti al nostro cuore di lasciare ogni altra cosa e di dirigere l'attenzione del nostro essere solo ed esclusivamente verso di te, sorgente della vita, sorgente della luce, sorgente della nostra nutrizione spirituale. Signore, sì, noi veniamo a te ed insieme ti diciamo: vieni nella nostra vita, vieni in mezzo a noi, vieni dove siamo noi, Signore. Può essere anche il deserto più scuro di questo mondo, ma la tua presenza non solo può illuminare la nostra mente e il nostro cuore, ma ci porta la rivelazione dell'amore tuo nel nostro cuore e noi tutti insieme ti vogliamo ringraziare, Signore. Ti presentiamo fin da ora quanti siamo insieme nella tua presenza, Signore, per amore di Gesù Cristo. Padre Dio, tu conosci e sai quanti bisogni ci sono dei fratelli e delle sorelle che siamo insieme ed anche quelli che ci hanno chiesto di pregare, sì, noi li presentiamo a te, Signore, ed anche diamo l'occasione ad ogni fratello, fratello ovunque sei, sorella dove sei, presenta coloro che Dio ha messo sul tuo cuore per presentarli al Signore perché hanno dei bisogni particolari. Mettiamoci insieme, diamoci la mano e diciamo: Signore, noi vogliamo che tu partecipi la tua presenza ad ogni cuore che si trova nel bisogno. Perché dove c'è la presenza del Signore, c'è lo Spirito del Signore ed egli opera in un modo potente, perché egli dice che non è per forza né per potenza, ma egli opera per lo Spirito suo Santo. Questo dice il Signore degli eserciti, perché egli mette in moto i suoi eserciti ed agisce a distanza, come disse col centurione: vai che è tutto già fatto. Signore, fa che una parola possa venire dal tuo trono al cuore, ad ogni cuore che ha dei bisogni particolari, possa una parola da parte tua scendere come una goccia pura nel cuore di ogni credente, ognuno che siamo davanti a te, sentire una parola che viene da te che dice: non temere, perché io ho visto. Signore, tu hai detto a Mosè che avevi visto 3 milioni di persone. Qual era la loro condizione? Signore, noi forse siamo più di 3 milioni stasera, ma nessuno è estraneo agli occhi tuoi. Tu vedi
E quando tu vedi e noi ti permettiamo in fede di cominciare ad avvicinarci a te, cominciamo a fare i primi passi, tu ci tiri fuori. Fa che possiamo fare passi di fede stasera verso di te per uscire dalla schiavitù e cominciare un cammino nuovo con te, mano nella mano, con l'aiuto e la guida dello Spirito Santo, che tu non manchi di dare ad ogni cuore sincero che desidera fare quello che tu desideri. Noi cediamo a te stasera e ti diciamo insieme: guida questo culto, Signore, sì, guida le nostre menti, fa che i nostri cuori siano aperti davanti a te. Sì, Signore, dovunque c'è un fratello, una sorella, preghiamo per ognuno che possa aprire il cuore a te, perché tu possa operare in favore di ognuno. Te lo chiediamo tutti insieme, Signore, nel nome di Gesù Cristo, il tuo Figlio benedetto, e noi già ti ringraziamo, Signore, sì, perché ogni volta che ci mettiamo insieme per onorare te, tu ci onori con la tua presenza e dai risposte al cuore di chi in fede si muove verso di te e sa lasciare per la fede, con la fede, ogni cosa nelle tue mani, e ti diciamo: fai tu, Signore, stasera, opera tu. Perché quando operi tu, operi in un modo speciale ed operi sempre in nostro favore. E noi ti vogliamo dire grazie. Grazie, 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 Signore, per quello che tu fai mentre siamo davanti a te. Sì, perché la tua parola porta risposte appropriate al bisogno di ogni cuore che in umiltà viene davanti a te per dei bisogni particolari, perché le tue compassioni si sono rinnovate anche oggi in nostro favore, e noi ti vogliamo dire grazie, grazie, grazie. Amen. 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 Accomodatevi, accomodati, un bel amen, un bel così sia. Amen vuol dire così sia, e proseguiamo nell'onorare Dio, innalzare Dio, glorificare Dio. Ci mettiamo i paraocchi e vogliamo onorare solo Lui. Cantiamo un altro canto insieme. 864. Che sei bello, Signore, ti vogliamo lodare, partecipa alla tua presenza ai nostri cuori, Signore. 864. Che profondo è il tuo amor, capir mai non potrò. Alto per me quanto immenso è. Alleluia. Oh Signore, sì, mettine un poco su di noi. Fallo scendere mentre siamo nella tua presenza, Signore. Una spolveratina ci basta, perché quello è denso, è forte. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Ti lodiamo. Gloria al tuo nome. Thank you.
del cielo, più profondo del mare, è tuo grande amore. Cantiamo un altro, ne avete uno nel cuore? Fratelli, sorelle, 840. Numero? 848, canta insieme con noi, ti voglio ricordare, se hai bisogno di qualche libro lo puoi chiedere gratuitamente, te lo mandiamo, così a casa tua canti insieme con noi e poi te lo tieni a casa e giornalmente ti aiuta a lodare il Signore. Io gioisco quando penso a quel che hai fatto con amore per me. Ti han tradito con un bacio, ti han ferito ed umiliato. Tutto questo egli l'ha fatto in nostro favore. Anziché giudicare lui a noi, abbiamo giudicato noi esseri umani a lui che non aveva fatto niente. Questi siamo noi. Gloria al Signore. E si ripete questa scena. Gloria al Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Io gioisco quando penso a quello che hai fatto con amore per me. Ti ha tradito con un bacio, ti ha ferito ed umiliato. E a volte piango quando penso a quel che ha fatto con amore per me. Sei andato sulla croce, non ti sei tirato indietro. Che amore è? Ferito ed umiliato, e a volte piango quando penso a quel che ha fatto un amore per me. Sei andato sulla croce, non ti sei tirato indietro. Che amore è? Che amore è? Quello che tu, che tu hai per me. Che amore è? Che amore è? Quello che tu, quello che tu hai per me. Che amore è? È incomparabile. Che amore è? È ineguagliabile. Quello che tu, che tu hai per me, che amore. Ne vogliamo cantare un altro, ne avete uno nel cuore, numero 805. Signore, ci aiuti a cantare, sì, ma che siano canti che sentiamo nel cuore, perché molte volte io mi chiedo che non è sempre che sentiamo quello che cantiamo, il Dio ci deve aiutare, ma non è manco che non lo vogliamo, è il nostro cuore che si inaridisce, si indurisce e manca proprio quell'atmosfera di far diventare vere le parole nel nostro cuore, che ci portano ad essere commossi,
che ci lasciano anche piangere di gioia, il frutto del primo amore, quando cominciamo a comprendere che il nostro cuore si sta indurendo, perché cantiamo bene, la gola la stringiamo bene, professionalmente possiamo fare anche bella figura, però dentro, da qui in giù, non se ne è accorto proprio. Invece quando siamo nell'atmosfera che siamo toccati dallo Spirito Santo, saranno sicuramente meno parole, ma ci sarà sicuramente più densità, quella vera che esce dal nostro cuore. Cantiamolo insieme questo bel canto e apriamo il cuore e prepariamoci per adorare il Signore. Ci dobbiamo sfoderare. Ma che vuol dire sfoderare? E beh, quando ci togliamo la giacca in fretta, le maniche le giriamo sotto sopra, tiriamo le fodere fuori. Quando sfoderiamo le tasche, escono fuori. Vuol dire che non c'è restato niente dentro. Dimostriamo che abbiamo pagato tutti i debiti. Attenzione, sfoderarci davanti al Signore, li svuotiamo per farceli riempire da Lui. Alleluia. Ci vogliamo sfoderare davanti a Lui. Dobbiamo essere più sinceri davanti al Signore. Sì, sì. Non ci dobbiamo impacchettare, non ci dobbiamo formalizzare, perché noi è facile che restiamo nella casa del Padre come restava il figlio maggiore del fratello figlio il prodigo, che stava nella casa del padre ma voleva comandare lui. Non festeggiava col padre, non aveva gli stessi sentimenti, era diventato un grande ipocrita. Vogliamo dire la verità, era peggio del fratello, perché almeno il fratello arrivò a un punto che riconobbe che aveva sbagliato e tornò in umiltà davanti al padre e si fece una gran festa, recuperò. Mentre il fratello, che era come noi nella chiesa molte volte, che andiamo in chiesa tutti belli, impacchettati, e andiamo e veniamo, noi siamo i figli di Dio, siamo gli ubbidienti, siamo come quel fariseo, che c'è un'altra scena che ci aiuta a capire, che andava sì nel tempio, ma andava per dire quello quando era più inferiore a lui, quell'altro è che pagava la decima pure sulla ruta, su un'erba che serviva pure là, e diceva tutte queste cose a Dio, però se ne tornò. Vogliamo prendere il posto di quel pubblicano stasera? Vogliamo prendere il posto di quel figlio il prodigo? E il fariseo che abbiamo dentro lo cacciamo fuori. E il figlio maggiore lo cacciamo fuori e ci facciamo governare e abbiamo un rapporto più intimo con il padre. Abbiamo bisogno, perché noi molte volte parliamo che dobbiamo dire agli altri che sono i figli prodigi. E noi siamo i figli maggiori. Che bella roba. Dio ci deve aiutare. Dio ci deve aiutare, perché poi alla fine, tanto che era bravo, che non partecipò manco alla festa. Noi vogliamo festeggiare con lo Spirito Santo. Predisponiamo il nostro cuore, sorelle, frate, dovunque sei, ti devo dire una cosa. Apri il cuore allo Spirito Santo. Se andiamo davanti al Signore in umiltà, come dice Gesù, imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore, e Gesù era pieno dello Spirito Santo, lui sapeva che cosa diceva, lui era il contenitore dello Spirito di Dio, lui era il figlio dello Spirito Santo, perché è stato generato per lo Spirito Santo, e lui sa che per permettere allo Spirito Santo di operare nella nostra vita noi dobbiamo andare in sua presenza umili e mansueti, e allora godiamo della sua presenza, lo vogliamo fare prima possibile. Cantiamo questo bel canto, ci prepariamo a fare proprio così,
anche a buttarci per terra, basta che sentiamo la presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita. Alleluia, quello è bello, quella vogliamo sentire. Tutte le formalità li lasciamo al figlio maggiore. Noi ci sediamo a tavola e ci mettiamo a piangere di gioia che siamo stati ricevuti da papà. Alleluia, gloria al Signore. Oh, alleluia. Tante acque, che il suono della lode che viene dal trono, che il grido di adorazione di uomini d'ogni nazione che vogliono far conoscere la sua gloria. Prostrano, i redenti t'adorano, santo, santo, santo sei, Signore. Tu il celeste suono, come quello di tante acque, è il suono della lode che viene dal trono. Adorazione di uomini d'ogni nazione che vogliono far conoscere la sua gloria. I redenti t'adorano, santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Gli angeli si prostrano, i redenti t'adorano, santo, santo, santo sei, Signore. 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 E vogliamo avvicinarci col cuore al Signore. Se non ti puoi alzare in piedi, alza la tua mano verso il Signore e adoriamolo. Sì, vogliamo avvicinarci a Lui secondo la parola, quello che vuol dire adorare, come quando un cane si avvicina al padrone e non sa come deve festeggiare. Vogliamo avvicinarci così al Signore. Vogliamo perdere tutte le formalità e andarci proprio il Signore. Io non ti so manco adorare, però questo so io. Signore, questo so io. Signore, io voglio fare meglio, però sono bloccato, sono... Se mi aiuti, allora, ma se no io manco adorarti, ti so adorare. Perché mi accorgo che lo faccio con le labbra, però il cuore non viene toccato, tu mi devi toccare, Signore. Invitalo che ti tocchi in profondità, perché possiamo veramente con tutte le nostre viscere lodare il Signore. Che esca proprio dal cuore
quella lode come bambini che ci mettiamo nella sua presenza e diciamo: Signore, ti voglio adorare, ti voglio ti voglio benedire, Signore, sì, aiutami Spirito Santo ad onorare, a lodare il Signore. Noi non sappiamo pregare, dice la sua parola, ma lo Spirito interviene per aiutarci e guidarci a pregare. Lo vogliamo invitare con tutto il cuore, gli diciamo: Spirito Santo, aiutami ad adorare Dio. Diglielo col cuore, Lui viene, Lui ti aiuta. Digli col cuore: Spirito Santo, aiutami ad adorare Dio. Io non so adorare Dio in spirito e verità. Lo dico con la mente, lo dico con le labbra, ma poi più di tanto non riesco. Spirito Santo, vieni nella mia vita, scendi in profondità e fa che io possa essere aperto e sincero, anche se dico mezza parola, ma che sia una parola che esce dalle mie viscere, esce dal profondo del mio essere. Togli ogni formalità, Signore, abbatti ogni formalità, lasciaci stare scoperti nella tua presenza. Permetti al nostro cuore che si sfoderi, che tiri fuori anche le fodere dentro, per permettere a te di essere toccati, di essere guariti, di essere liberati, di essere infettati dalla tua grazia in un modo potente. E che il sangue di Cristo ci lavi mentre siamo nella tua presenza, possiamo venirne fuori purificati e pieni dello Spirito tuo Santo, perché dove c'è la purificazione del sangue di Cristo, prende forza lo Spirito Santo e ci possiede. Ubriacaci con la tua presenza, Spirito Santo, mentre siamo nella tua presenza, vieni su di noi. Ti invochiamo con tutto il cuore, insegnaci, imparaci come poter adorare Dio in spirito e verità. Tu, Spirito Santo, tu sei la nostra guida. Trasportaci con tutto il nostro essere nella giusta direzione, che il nostro cuore, il nostro spirito possa toccare Dio e Dio possa toccare il nostro cuore mentre siamo nella tua presenza. Rikama shandara la kama sitara la kama ita rakita la maya sandara la kama shita. Vieni Spirito Santo, spandi la tua presenza in lungo e in largo. Alleluia. Con tutto il mio cuore. Alleluia, sì Signore, aiutaci Spirito Santo. Io ti adoro. Oh sì Signore, sì Signore. Alleluia. Forza, perché
che sei il Signore, tu sei il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Apriti a Lui, invocalo, possibilmente col cuore, sorella, fratello, dovunque ti trovi. Meno parole e più apertura. Non lo stanchiamo di fargli sentire chiacchiere. Apriamogli il cuore e inspiriamo la sua presenza dentro di noi. Invochiamolo col cuore per dire: Signore, io non trovo manco le parole come poterti invocare dentro di me. Io voglio sentire la tua presenza, Signore. Non so come te lo devo dire, non trovo le parole. Le parole sono zoppicano, non dicono veramente quello che vuole dire il cuore. Signore, io mi apro a te. Oh, alleluia, grazie per la tua presenza, Signore. Sì, 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 grazie, Signore, per la tua presenza. Spandi la tua presenza su ogni cuore che ti cerca in verità. Spandi la tua presenza in ogni cuore che ti invoca in verità, Signore. Spandi il tuo Santo Spirito su ogni cuore che è aperto davanti a te. Oh, vai Spirito Santo, ungi ogni mente ed ogni cuore che realmente non sa come potersi aprire a te, ma lascia fare a te, perché Signore, noi non ci sappiamo manco aprire davanti a te. Abbiamo bisogno che tu ci prendi e ci trasporti nella giusta direzione. Oh, ma grazie per la tua presenza, grazie per il peso della tua gloria che si sta posando su quei cuori che sono aperti davanti a te, che è vero che non trovano le parole, ma che stanno come quel pubblicano che dice: sì, placato verso me, peccatore. Signore, quello se n'è tornato giustificato, ci dice la tua parola. Signore, grazie per il peso della tua gloria che si posa su quei cuori che in sincerità dicono: sii placato verso me, peccatore, sii placato verso me, peccatrice, lavami col tuo sangue, purificami e fammi sentire la tua presenza. Oh, grazie per la tua presenza, grazie per il peso di gloria che tu stai poggiando sul capo e sul cuore di quanti in sincerità ti cercano. Grazie, Signore, perché per te non ci sono distanze. Alleluia, alleluia, alleluia. Rica mashandara la kamassita. Fratello, sorella, apri il cuore, quello è importante, spanditi nella sua presenza. Se senti di inginocchiarti, inginocchiati e stai in silenzio nella sua presenza con un desiderio forte che ti tocchi. Urrika mashandara la kamassitara la kamaita. Perché la sua presenza è proprio dove sei tu. Lo Spirito Santo mi conferma che Egli è su di te. E dove sei tu, invocalo, lasciati dominare. Alleluia, arrenditi completamente a Lui e lascia che Egli operi dentro di te. Alleluia, non opporre resistenza. Apri il tuo cuore, spanditi nella sua presenza e digli: Signore, sono qui, sì, mi arrendo a te. Fammi prigioniero come hai fatto prigioniero San Paolo sulla via di Damasco. Fammi scendere da cavallo e fa che possa cominciare questo momento a dire con tutto il cuore: che vuoi che io faccia? Alleluia. Signore, aiutaci a ripartire in un modo speciale, ripartire con una marcia nuova che ci metti tu, Signore. Alleluia. Rakamashandara lakamassita. Lode e gloria al tuo nome, Signore. Oh, ti rendiamo lode, Signore. Spandi la tua presenza in ogni cuore per la gloria di Gesù. Alleluia. Grande sei tu, Signore. Alleluia. Vieni, Spirito Santo, vieni. Vieni, Spirito Santo. Oh, alleluia, sì, Signore. Vieni su di me. Tua presenza soffia in lungo e in largo.
per vivere. Alleluia, 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 lode e gloria a te Signore, ti rendiamo lode, onore e gloria, alleluia, alleluia. Siamo nello spazio della preghiera, tu dove ti trovi prega il Signore, invocalo, tu che sei qui invocalo, cerca il Signore, apriamoci a Lui. E nella libertà dello Spirito Santo innalziamo la nostra preghiera sincera. Sì, Dio ama la sincerità, non dire parole per far sentire che dici le parole, non servono. Noi dobbiamo dire in verità quello che sentiamo nel cuore. Anche se lo dici in dialetto, sorei, frate, dovunque sei. Se sei a Bergamo, parlagli bergamasco, se sei a Milano, parlagli milanese. Se sei in Sicilia, parla siciliano, lui ti capisce. Gloria al Signore. Quello che è importante è che tu sei sincera davanti al Signore e lo adori in spirito e verità. Alleluia, alleluia. Che tu sei sincero e lo adori in spirito e in verità. Sì, 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 sì. Alleluia, gloria a te, Signore. Ti vogliamo benedire, Signore. Alleluia, butta via tutte le formalità e parlagli in sincerità. Signore, questo so io. Siamo a tu per tu, Signore. Fai tu nella mia vita, opera nella mia vita. Aiutami a scendere qualche scalino, Signore. Sì, Signore, togli da me ogni pensiero di orgoglio, presunzione. Signore, grazie per le indicazioni che tu ci dai nella tua parola, che quando litigavano i tuoi discepoli, come succede nel nostro pensiero che ci sentiamo grandi, tu hai pigliato un bambino e hai detto, vedete come dovete adesso, dovete diventare grandi come lui. Signore, facci diventare grandi come i bambini nella tua presenza. Alleluia, ti benediciamo, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Facci tornare all'asilo, Signore. Sì, Signore, fa che questo insieme sia come all'asilo questa sera, Signore. Dovunque c'è un fratello, dovunque c'è una sorella, Signore, facci ritornare all'asilo come quando avevamo 4 anni, Signore. E ci possiamo aprire così davanti a te. Dacci un cuore credente, dacci quella semplicità che lo Spirito Santo vuole per operare nella nostra vita. Alleluia. Signore, sì, sì, sì. Alleluia. 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 Gloria a te, Signore. Oh, ti benediciamo, Signore. Alleluia. Sì, sorella, nella semplicità, frate, nella semplicità. Esprimi anche i tuoi bisogni come un bambino davanti al Signore. Dì, Signore, ho bisogno di sta cosa. Signore, io non so dove andare. Signore, io ho sentito dire che tu fai tante cose. Vedi che io ho bisogno pure io di sta cosa, Signore. Gloria a te, Signore. Parlagli in sincerità.
Ho sentito dire, Signore, tante testimonianze. Ho sentito dire che tu salvi le persone. Signore, io ho bisogno di salvezza. Ho sentito dire che tu battezzi nello Spirito Santo. Signore, io voglio essere battezzato nello Spirito Santo. Ho sentito dire che tu fai nascere di nuovo le persone. Io ho bisogno di una nuova vita, Signore. Come devo fare? Fammi comprendere. Alleluia. Signore, sì, sì. Signore, ascolta quanti cuori ci apriamo davanti a te perché tu ci sai leggere dentro. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ho sentito dire che tu guarisci, Signore. Ma vedi che io sto male, Signore. Ho sentito dire che tu aggiusti gli occhi. Signore, tu li vedi gli occhi miei. Ho sentito dire che fai sentire ai sordi pure, Signore. E tu lo vedi che io sono sordo. Da chi devo andare? Voglio venire a te stasera. Marrakashandaral. Torniamo indietro, fratelli, sorelle, torniamo indietro, usciamo fuori dal sistema religioso che ci ha incappucciati e non riusciamo più a tornare indietro. Signore, sì, Signore, sì, gloria a te, Signore. Abbiamo sentito dire che tu ci dai un cuore nuovo. Signore, noi ne abbiamo bisogno. Abbiamo sentito dire che ci dai uno spirito nuovo. Signore, ti vogliamo benedire, Signore. Sì, abbiamo sentito dire che i peccatori quando vengono a te li perdoni, li consoli, li perdoni e gli dici vai non peccare più. Signore, tu vedi il peso del mio peccato, stasera io vengo a te, fammi sentire il tuo perdono. Ho sentito dire che tu lavi col tuo sangue, che il tuo sangue ha un grande valore per purificare il cuore. Signore, io voglio un cuore pulito stasera, invoco il potere del tuo sangue che mi lavi. Ho sentito dire che dopo che mi lavi, mi riempi di Spirito Santo per essere nutrito, per avere la guida, per combattere. Signore, eccomi qua dove sono stasera. Gloria a te, Signore, sì, 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 Signore, ti ringraziamo. Signore, ti vogliamo ringraziare per tutte le risposte che tu continui a dare. Grazie, grazie, grazie. Oh, Kimashanda, che gioia che sei, Signore, grazie. Grazie per la consolazione che tu dai ai nostri cuori. Grazie per la tua presenza, grazie, grazie, grazie. Amen, amen, amen. Accomodatevi, accomodati e continuiamo a restare aperti davanti a Lui, senza troppe cerimonie, così ti apri al Signore, stai proprio nella posizione giusta, a casa tua, nella tua macchina, dove sei, apriti al Signore. Signore, stasera voglio avere un rapporto personale con te. Alleluia. C'è qualcuno che ha qualche cosa da parte del Signore? Sentiamoci liberi, prendiamoci la libertà che ci dà lo Spirito Santo, che possiamo così lasciarci guidare in semplicità. Non c'è nessuno? Grazie a Dio pure per questo, così portiamo a destinazione il bel messaggio, che ci vuole un po' di tempo in più, perché così mi sento più agio mio di poterlo piano piano spiegare, perché se vado di fretta mi ingolfo pure io, allora dobbiamo andare avanti così. Io quando penso che vado di fretta non posso andare di fretta, tutte le parti, se sono nel bagno si arrotola il tappeto sotto i piedi, se sono nella cucina non posso andare di fretta, e mi dice mia moglie, tu non puoi andare di fretta perché combino guai, e allora ho bisogno pure qua un poco di tempo. Prega il Signore, che il Signore ci dia una parola che la comprendiamo e ci aiuti. Questo è importante. Pregate pure voi che il Signore ci guidi. Con Gesù non dobbiamo avere paura. Stiamo vivendo ogni giorno paura di qua, paura di là. Se noi siamo con Gesù e preghiamo il Signore e siamo sotto il controllo dello Spirito Santo, se preghi poco non te ne accorgi, se preghi un po' di più ti toglie la paura, ti neutralizza. Quelle fa opere potenti lo Spirito Santo.
ti fa avere fiducia in Lui. Non che non vedi che succede. Gli uomini di fede, le donne di fede, non è che non sanno che succedono, però sono neutralizzati. Abbiamo bisogno di essere neutralizzati dallo Spirito Santo e perciò dobbiamo darci a Lui. Mettici un po' di tempo in più per pregare personalmente. Nessuno lo può fare per te. Tutti preghiamo gli uni per gli altri, però certe cose le dobbiamo fare noi. Se non le facciamo noi, non funziona. Con Gesù non dobbiamo avere paura. Ci sono troppe paure, ma quando ci avviciniamo al Signore c'è un involucro che ci aiuta in un modo speciale. Leggiamo insieme in Apocalisse capitolo 12 verso 4. Gloria al Signore. Dice così. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il figlio non appena lo avesse partorito. La ribellione originale di Satana fu seguita da un terzo degli angeli celesti che furono mutati in demoni per divorarne il figlio. Non essendo riuscito ad impedire la nascita virginale di Cristo, Satana tentò di uccidere il bambino nel massacro di tutti i figli maschi di Israele ordinato da Erode. È stato sempre così questa mala bestia. Cerca sempre di ostacolare. Satana adesso intensifica i propri sforzi contro Dio e contro l'umanità. Questa bestia ha lavorato sempre così. Questo dragone, è una bestia o dragone, no? Guardiamo con Giobbe che cosa dice nel capitolo 3, verso 8. Sappiamo tutti la storia di Giobbe, che succede, come si muove. La maledicano quelli che maledicono i giorni e sono esperti nell'evocare il drago. Qui la traduzione è stata fatta come drago, ma realmente nell'originale c'è un animale che si chiama lievatano. È un antico animale della preistoria che era come un grande coccodrillo, che quando prendeva la presa, e questi uomini di altri tempi lo chiamavano lievatano, quando prendeva la presa non riuscivi a venirne fuori, perché non era come il coccodrillo, era un grande coccodrillo ed era nell'immaginazione dei tempi di Giobbe, che è uno dei più antichi libri, ma nella immaginazione delle persone questo animale era conosciuto come un animale che quando faceva presa non è che ti mangiava. La presa che prendeva la contorceva, la girava, la arrotolava, che non c'era via di scampo. Non era come abbiamo letto il leone, l'orso, che prendevano la pecora di Davide, lui correva, la tirava fuori. Una volta che questo lievatan, che qui è tradotto per drago, ma nell'originale è lievatan, una volta che prendeva azzannava, prendeva, non c'era possibilità,
come la pigliava, aveva un modo di girare la presa, ruktes lo buttava giù, non potevi liberartene. Descritta come un mostro marino, con allusione ad un grande coccodrillo che avvolge la preda e non si riesce a venirne fuori, questo lievatano. Lo stesso Giobbe lo stava vivendo. E guardiamo nel capitolo 2, verso 8. Questo animale, questa bestia che si era messa a ferire Giobbe. Capitolo 2, verso 8. Sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella integrità. Forse non è 8, ma mo guardiamo. È il verso 7. Come lo descrive Giobbe? Verso 7, perché su qualche Bibbia è il verso 7. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe. Ecco la bestia che dice Giobbe, perché in qualche modo aveva avuto intuizione che dietro le quinte c'era sto lievatan che faceva un poco da padrone nella sua situazione. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Un'ulcera maligna. Benché la natura dell'afflizione di Giobbe non possa essere diagnosticata con esattezza, essa produceva un dolore fisico estremo. Non si possono comprendere pienamente le conversazioni di Giobbe nel corso del libro senza tenere in considerazione l'indicibile sofferenza fisica da lui sopportata in un tempo in cui non esistevano medicine o antidolorifici. Le sue ulcere erano probabilmente simili a quelle che avevano colpito gli egiziani quando Dio mandò delle piaghe. Quando arriviamo al coccio cenere, vuole dire questo: sopraffatto da un dolore insopportabile, Giobbe andò dove si rifugiano i lebbrosi, ovvero al cumulo di cenere fuori dalla città, dove egli grattò le ulcere con un coccio nel tentativo forse di aprirle per far fuoriuscire l'infezione. Dovuto a che cosa? Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Se leggiamo nel capitolo 41, verso 1, lui parla ancora di questo animale, se n'era uscito fuori, però gli era restata la paura addosso, come quando prendiamo una paura noi. Anche quando non c'è più, ci sono di quelli che restano con la paura addosso. E non voglio tacere delle sue membra, della sua gran forza. 41:1, giovane. Mi sembrava strano. Ecco, è vana la speranza di chi lo assale. Basta scorgerlo
e uno soccombe. Cioè il ricordo che gli è restato addosso di cosa aveva fatto Satana nella sua vita è come dire povera chi ci acchiappa. Perché solo che hai a che fare con sta mala bestia ti incute paura, ti minaccia, ti sfregia, ti... la sua natura è fatta così. Guardiamo in Apocalisse capitolo 12, verso 12, che cosa ci dice la parola del Signore. Perché stiamo vivendo tempi un poco diversi e ci dobbiamo leggere dentro. Chi non è credente non vede chi è credente e legge la parola del Signore, sa leggere i tempi. Tu dici, ma com'è possibile? Per esempio, i meteorologi sanno leggere il tempo, io no. Io me ne accorgo solo quando piove. Loro lo sanno prima. Perché sono addentrati. I credenti non è che solo leggono la Bibbia. Noi credenti, Dio ci dà il discernimento perché Gesù ha detto, Padre, ti ringrazio che hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Ci fa vedere il segno dei tempi che stiamo vivendo e poniamo mente, perché Dio parla. Nel capitolo 12, verso 12, dice così: perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con un gran furore, sapendo di avere poco tempo. Che cosa vogliamo dire? Fammivelo dire. Il diavolo ha poco tempo, è altro che Giobbe. Oggi si scaglia più di quanto noi pensiamo. Basta guardarci intorno. I credenti capiscono bene. Quelli non credenti si barcamenano così. Dio ci deve aiutare perché siamo in tempi che dobbiamo riflettere. Sapendo di avere poco tempo, sapendo che il tempo a sua disposizione è limitato, Satana intensifica i propri sforzi contro Dio e contro l'umanità, perché la sua natura è di arrotolare, come ho detto prima, più anime possibili prima che si convertono. La parola del Signore dice nella Epistola di Pietro che Dio sta ritardando con la speranza che noi ci convertiamo, che più persone entrano nel regno dei cieli. Satana invece sta facendo un'altra cosa. Si dà da fare più dei credenti che quando ci acchiappa dentro li porta all'inferno attraverso tutti i suoi sistemi. Paura, timore, guerre, cosa non fa? Non cosa fa, cosa non fa? Perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore sapendo di avere poco tempo. E noi dobbiamo vigilare, sorelle, fratelli. Anche quello che sta succedendo in Cina è qualcosa che ci deve aiutare a comprendere. E in questo caso il dragone è quello che i cinesi hanno come loro protettore. È come dire, andiamo a guardare le pecore al lupo. Dio ci deve aiutare. Hanno come loro protettore il dragone. Il presidente cinese ha inconsapevolmente detto che è un demone. In parole diverse, confrontando con la parola del Signore, è come dire che è partorito il dragone e ha cacciato fuori un demone,
un demone che si è messo all'opera e sta avvolgendo. Come è partorito il dragone ed è venuto fuori un demone che ha messo in crisi 1.300.000.000 di persone, di chi vive sotto il dominio del dragone, Satana. Perché loro, poverini, io spero che c'è qualcheduno che se ne esca fuori, perché loro, il loro protettore è quello, e lui non sa trattare le persone buone, lui partorisce il male, agisce, e se ci fosse Giobbe ci direbbe tutto. Gesù dice in Matteo 12,26: se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà reggere il suo regno? Ciò vuol dire, come dice Gesù, che Satana non aiuta le persone ad uscirne fuori. Il dragone non aiuta a venirne fuori. Ci vuole qualcun altro. Perché Satana non scaccia Satana. Satana non libera quelli che tiene sotto, li massacra, li mette in una schiavitù spirituale, fisica e morale, e continua perché li deve portare al macello, questo Leviathan che si muove. E noi viviamo in questo tempo perché Satana ha poco tempo. Leggiamo il capitolo, no, non lo leggiamo, lo tengo qui. Dice così: perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Satana infetta, non libera. Non lo aiutava Giobbe, lo riempiva dalla testa ai piedi del male peggiore che ci poteva essere. Visto Giobbe in pestilenza nel deserto, dove il serpente, Dio disse di guardare al serpente di rame, che Gesù ha sconfitto sulla croce. C'era stata un'altra pestilenza, ma lì era solo per 3 milioni di persone. Quando venivano meno, Dio mandò i serpenti velenosi e lì successe qualcosa. In questa piaga però non erano 1.300.000.000 di persone, più il globo che sta infettando, ma erano solo 3 milioni di persone. E Dio diede un ordine e disse a Mosè di, leggiamolo così comprendiamo meglio, in una pestilenza nel deserto, dove il serpente, Dio disse di guardare al serpente di rame, che Gesù ha sconfitto sulla croce, inchiodando il veleno mortifero del peccato nei nostri corpi e ha prodotto la nuova vita dello Spirito. E in questo campo lancia un messaggio potente per tutti, cinesi, italiani, tutto il globo. Gesù lancia un messaggio globale a tutto il mondo, dicendo una cosa importante. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 3, verso 14. Cinesi, giapponesi, italiani, spagnoli, arabi, c'è un solo punto di riferimento che può sconfiggere questa mala bestia che c'ha poco tempo e non ne lascia uno. Frate, sore, forse pure tu ci sei dentro. Sore, frate, il nemico non si ferma.
siamo noi che dobbiamo trovare il vaccino adatto che Dio ci ha dato. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliolo dell'uomo sia innalzato. In tempi come questi c'è un solo rimedio. Con Gesù non dobbiamo avere paura, perché Dio ha dato un rimedio particolare. Gloria al Signore. Gesù ha sconfitto sulla croce, inchiodando il veleno mortifero del peccato nei nostri corpi, e ha prodotto la nuova vita dello Spirito. E in questo campo, questo piccolo mondo è come il campo di Israele per 3 milioni di persone, in scala diversa, lancia un messaggio potente a tutti quanti noi. E dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliolo dell'uomo sia innalzato. La sua parola ci dice che, leggiamo insieme in Isaia capitolo 53 verso 4, questa è la medicina per tutti. Cattolici, protestanti, musulmani, geovisti, ma tutti. Dio quando dà una ricetta è la ricetta che funziona per tutti. Tuttavia, erano le nostre malattie, di qualsiasi genere possono essere, che gli portava. Erano i nostri dolori, di qualsiasi ulcera ci può prendere, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. A partire dal suo ministero, Gesù, come figlio dell'uomo, venuto in carne, Gesù quando è venuto in missione sulla terra, leggiamo insieme in Matteo capitolo 5, verso 16, dove Matteo descrive, guidato dallo Spirito Santo, che Gesù è venuto a compiere questa grande opera in favore delle moltitudini ed è ancora l'unico antibiotico che funziona. Così, Matteo 5, 36, guarda un poco, gloria al Signore, no, 26, ma lo troviamo subito, avete visto che ci vuole un poco di tempo, 53, 4, gloria al Signore. Matteo 8,16, scusami. Matteo 8,16. A partire dal suo ministero come figlio dell'uomo, poi venuta la sera gli presentarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati. Tutti i malati vuol dire qualsiasi tipo di malattia che si trovava in quella folla. Gesù è venuto e quando ha cominciato il suo ministero, già ha iniziato a operare alla grande ed è lui l'adempimento del mandato da Dio come punto di riferimento per ognuno di noi. Gesù pagò il prezzo totale per noi, per farci stare tranquilli quando andiamo a Lui. Guardiamo nel capitolo 53, 7. Oggi non c'è un'altra via, perché il dragone
più figlia, più, Dio, più demoni caccia fuori, come abbiamo letto nell'Apocalisse, e più infetta siamo noi che dobbiamo trovare nella parola del Signore la medicina che Dio ci dà. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna, guardiamo nel verso 8, ha prodotto l'antibiotico per noi, il vaccino adatto. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? In virtù di quella sostituzione, gloria al Signore, sono felice di poter dire il vaccino che Dio ci ha dato per qualsiasi infezione ci può essere, diabolica, satanica, demoniaca, infezione della carne, infezione dello spirito. Il Signore ci ha dato un punto di riferimento e di qualsiasi nazione tu puoi essere. Di quella sostituzione riceviamo la giustizia di Dio, la salvezza, la liberazione da ogni paura che il serpente vuole rilasciare nella nostra vita. Pietro, quasi alla fine dei suoi giorni, dopo aver predicato e visto le grandi opere fatte nel nome del Signore, nella sua epistola ci ricorda, leggiamolo insieme, 1 Pietro 2,24. Noi non dobbiamo correre, dobbiamo fermarci e guardare al Signore, perché non è tempo di correre. Più corriamo e più danno facciamo per noi e per gli altri. Le indicazioni che ci dà la parola del Signore sono quelle che ci dobbiamo fermare e guardare con fiducia al Signore. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la sua giustizia e mediante le sue lividure siamo stati guariti. Noi possiamo correre a monte e a valle con miliardi di persone che ci sono nel mondo, ma non si frena perché il nemico sta cercando ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, raddoppia il suo modo di muoversi. Noi personalmente dobbiamo cercare la via di uscita, la via che è Gesù, perché mediante le sue lividure noi siamo guariti da ogni maledizione. Siamo stati guariti dalla malattia mortale rappresentata dal peccato, dalla guarigione fisica, dal dolore fisico, dalla paura. Leggiamo insieme in 2 Timoteo, capitolo 1, verso 7. Dio ci deve aiutare. Non corriamo, diamoci a Dio, perché Gesù è l'unico Salvatore, Redentore, Guaritore, Operatore. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, che vuol dire paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Il termine timidezza può essere altresì tradotto con paura. Esso denota un timore imbarazzato e codardo, generato da un carattere debole ed egoista. La minaccia costituita dalla persecuzione romana intensificatasi sotto Nerone era poco di fronte a quella che noi viviamo ora dal nemico delle anime nostre. Ma il Signore ci dice che a noi ha dato uno spirito non di timidezza, non di paura. Quando noi guardiamo al Signore e ci nutriamo dall'alimentazione dello Spirito Santo nella nostra vita, egli mette la franchezza che abbiamo bisogno,
per affrontare ogni cosa, perché quando guardiamo al Signore le cose cambiano. Ed è un vaccino che risponde a tutte le nostre necessità. È facile da prendere. Leggiamo insieme in Giovanni, continuando a leggere dove abbiamo letto prima, Giovanni 3,14, e poi passiamo a Giovanni 3,15. Gloria al Signore. Non c'è un'altra via, non corriamo. Dio ha stabilito che quando guardiamo a Gesù, con fede e con tutto il cuore, Lui prende i provvedimenti giusti per ogni situazione. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato. Guardiamo come dobbiamo prendere questa medicina, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. È la prima volta che viene scritto vita eterna nel Vangelo di Giovanni, ed è stato scritto altre 49 volte, 50 volte c'è scritto che per mezzo di Gesù noi abbiamo una vita diversa. Vita eterna non vuol dire solo in lunghezza, vuol dire in una qualità diversa di vita, uno stile di vita diverso, perché Egli ha tutte le risorse necessarie che noi abbiamo bisogno per rispondere a qualsiasi esigenza, e possiamo affrontare ogni situazione, come descrive il re Davide, un grande condottiero di popolo e un grande uomo di battaglie, quando anche attraversassi la valle dell'ombra della morte, io non temerei perché tu sei meco. Egli parla del suo buon pastore. Gesù è diventato il nostro buon pastore, che è lo stesso di quello di Davide. È facile da prendere. Nel verso 15, lo leggiamo insieme, e poi vogliamo cantare quel canto che dice, riguardando a Gesù, ci aiutiamo ad indirizzare. Se guardiamo a Gesù, fratelli cari, possiamo essere cinesi, giapponesi, meridionali, settentrionali. Gesù è l'unica risposta. Quando noi crediamo in Lui e posizioniamo lo sguardo del nostro cuore e diciamo vivere o morire, sei Tu il punto di riferimento maggiore per vita e per morte, non c'è diavolo e non c'è dragone che ci può fare paura, perché Gesù Cristo ha vinto. Vita eterna. Questo è il primo di 10 riferimenti alla vita nel Vangelo di Giovanni. L'espressione compare più di 50 volte. Essa non designa solo una dimensione di vita senza fine, ma altresì una vita di qualità diversa. Vita eterna significa anche la vita per l'aldilà, dell'età a venire, del regno di Dio che ha preso radice nella nostra vita. Si riferisce dunque non solo alla vita presente, ma anche alla risurrezione e all'esistenza celeste in una sfera di perfetta gloria e santità. Noi credenti nel Signore, sorelle, fratelli, e se tu non credi, alza il tuo sguardo verso il Signore, perché è l'unico. Noi credenti nel Signore Gesù Cristo sperimentiamo questa vita prima di giungere nel cielo, perché nel momento che guardiamo con fede al Signore e consacriamo la nostra vita a Lui, la sua vita si trasferisce nella nostra vita per lo Spirito Santo. E altro che dragone, il dragone è stato sconfitto sulla croce, Gesù Cristo è il vincitore e con Lui siamo più che vincitori. La vita di Dio in ogni credente è subito manifestata attraverso la nuova nascita, e man mano si consolida mentre camminiamo con il Signore e guardiamo a Lui per ricevere nutrimento e abbiamo comunione con Lui, ci trasporta fino alla risurrezione dei morti. Gloria al Signore. Vi pare poco?
da che cosa viene? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guardare a Gesù nella nostra vita. Lo dobbiamo mettere davanti al nostro cuore per un atto di fede in quello che Gesù ha fatto sulla croce per noi. Egli inizia questa vita nuova nella nostra vita, la cede a noi e lungo il percorso della nostra vita, di 50, 60, 70, 80, 90, 100 anni, il dragone e tutte le forze che vogliono opporsi, in ogni situazione, egli è il nostro rifugio. Gesù è il mio rifugio fra tutte le tempeste. Egli è la rocca ferma per la eternità. Perciò noi vogliamo ripetere, può accadere di tutto, ma quando io e te, noi guardiamo al Signore con tutto il cuore e continuiamo il nostro cammino, egli infonde la fede di Dio nella nostra vita e ci permette di continuare il nostro cammino. Non sappiamo che succede intorno, certo che lo sappiamo, ma la nostra fiducia, frate e sore, è nel Signore e noi continueremo così, perché egli ha cambiato la nostra vita e continuerà a farlo. Cantiamo quel canto 460 che dice, riguardando a Gesù, ci alziamo in piedi e ci incoraggiamo e vogliamo incoraggiare pure te, sore, dove sei. Non ti distrarre, non disperderti a destra e a sinistra. Fissa lo sguardo su Gesù, volgi lo sguardo a Cristo e persevera, perché con Lui arriveremo a destinazione, perché Egli ci accompagna fino alla fine dell'età presente, ci accompagna fino all'altra sponda. Perciò gloria sia resa al Signore. Vogliamo poggiarci su di Lui, guardare a Lui e camminare con Lui. Gloria al Signore. Numero 460, cantiamolo insieme. Alleluia, Signore, grazie per la tua parola. Pace darà nel cammino qua giù.
dolce bontà. Qualsiasi incrocio, qualsiasi paura, qualsiasi tentennamento, qualsiasi, con Lui non ci sono problemi. Quello che è importante è che io e te, e tu, guardiamo verso il trono della grazia di Dio e ogni piccolo timore, o grande che sia, Signore, io guardo a te. Signore, io vengo a te. Signore, quando non ti capiscono quelli intorno, Signore, non mi capiscono, basta che mi capisci tu. Signore, venga a te. Impariamo a camminare così, perché l'equilibrio del nostro cammino viene da Lui. Guardiamo a Lui. Preghiamolo insieme. Ricordatelo. Ti svegli la notte, hai timore, guarda a Lui. Ti alzi la mattina, quando cominci a camminare, già pare che sbandi. Fermati, guarda a Lui, Signore. Siediti sul letto, guarda a Lui, Signore, dammi la forza per oggi. Signore, aiutami in questa circostanza. Signore, ho bisogno di Te. Riguarda Gesù, perché i Suoi riflessi, i riflessi della Sua presenza, trasferiscono nella tua vita e nella mia vita lo Spirito Suo Santo, che ci riequilibra, ci dà la forza e ci permette di camminare al passo che Lui vuole. Non ti dimenticare, questa è la medicina più grande che Dio ha mandato nel mondo e ha salvato miliardi di persone. Perché non lo dovrebbe fare con te? Gloria al Signore. Sono indicazioni che vengono dalla parola del Signore, ciò vuol dire che vengono da Dio e Dio non mente. Dio ci vuole bene e ci dà indirizzi precisi. Seguiamolo e vedrai che il Signore cambia le situazioni. Preghiamo, ringraziamolo. Signore, ti ringraziamo perché tu sei il punto di riferimento mandato da Dio. Sei venuto, hai pagato il prezzo per dare a noi una vita diversa. Signore, noi abbiamo abbassato la testa, siamo stati intrappolati, il nemico ci ha distratto, ci ha portato in strade secondarie, ma noi stasera la Tua parola ci ha riportato nella giusta direzione e ci dici: guardate a me voi tutti i termini della terra e starete al sicuro. Signore, grazie, perché questa sera ancora vogliamo riequilibrare la nostra vita, sì. Vogliamo riequilibrare il nostro cammino e se siamo venuti meno fino in questo momento ti chiediamo perdono, ma in questo momento ti diciamo: Signore, vieni nella nostra vita, alleluia. Riempi il nostro cuore dello Spirito Santo, lavaci col tuo sangue, il nostro cuore è tuo, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e noi così vogliamo proseguire di fronte a qualsiasi avversità che il nemico può mettere. Per noi è stato vinto perché tu sei il vincitore e noi quando guardiamo a te possiamo sentirci più che vincitori con te nella nostra vita. Ti vogliamo ringraziare, Signore, ti vogliamo benedire e tutti insieme ti vogliamo glorificare. Sì, tu sei la passione del nostro cuore. Noi non vogliamo mollare perché sappiamo che con te restiamo in equilibrio in qualsiasi situazione, perché tu sei la fonte della vita e sei la risposta ad ogni nostro bisogno. E noi, Signore, tutti insieme, alleluia, fratello, sorella, dove sei? Alza il tuo sguardo verso il Signore, ti diciamo grazie, 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 amen, amen, amen. Vuol dire così sia e non ci fermiamo di guardare a Gesù e continuiamo. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e ci pigliamo un'altra bella porzione della parola del Signore che diventa forza e fede nella nostra vita, perché la parola di Dio produce la fede di Dio nel nostro cuore.
Pace e buonanotte, Dio ti benedica. E Dio benedica pure a voi, tutti quanti, se no facciamo quelli di fuori. E noi che facciamo?